Questo pomeriggio dalle 18 alle 20 a Corso Umberto a Pescara sarà allestito un gazebo per la raccolta di firme in favore del referendum per una giustizia più giusta. Senatore Pagano, intanto si allarga il fronte dei pro a questo referendum, ma spieghiamo nel dettaglio quali sono le proposte. Beh, le proposte sono quelle per la verità avviate dal Partito Radicale, e cioè la possibilità di accedere attraverso le sottoscrizioni a 6 referendum. Parliamo quindi di riforma del CSM, cioè dell'ente che gestisce, di autogoverno della magistratura, della responsabilità diretta dei magistrati, dell'equa valutazione dei magistrati, del limite agli abusi della custodia cautelare, della separazione delle carriere e infine dell'abolizione del decreto Severino, cioè la possibilità sostanzialmente di rendere meno ingessata la giustizia italiana, che non ha dato buona prova di sé in questi anni. Forza Italia raccoglie queste firme, come giustamente diceva lei, oggi a Pescara, ma nel prossimo fine settimana noi raccoglieremo sottoscrizioni anche ad Ortona, a Chieti, all'Aquila, a Teramo, in tanti altri centri della nostra regione. Avete raccolto più di 300.000 firme, l'obiettivo è arrivare a quota 500.000 entro la fine del mese di agosto. Sì, l'obiettivo è esattamente questo, lei ha dato una giusta informazione, è ovvio che non è stata solo a Forza Italia a raccogliere queste sottoscrizioni, ha già aderito la Lega, abbiamo aderito noi, stanno sottoscrivendo anche altri leader politici come per esempio Matteo Renzi. La priorità del cittadino comune è il lavoro, la salute, siamo ancora purtroppo in piena pandemia perché l'emergenza è stata prorogata sino al 31 dicembre, quindi è chiaro che magari il tema della giustizia forse è meno sentito. È vero, sicuramente non è la priorità delle priorità, però tengo a ricordare che il governo Draghi, che si è posto alcuni obiettivi, ha posto tra questi anche la riforma della giustizia. È dimostrazione che comunque tra le priorità del nostro Paese, oltre al superamento ovviamente della pandemia, a ridare spinta economica, tra i requisiti richiesti dall'Unione Europea c'è anche quello che l'Italia debba superare il cattivo funzionamento della giustizia. Quindi è tra le priorità del nostro Paese.